Mancano meno di 2 mesi alla partenza dell'astronauta italiano Paolo Nespoli per Vita, la sua terza missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo aspetta una permanenza a bordo di almeno 6 mesi. Nespoli, 60 anni, è in questi giorni a Colonia nel centro addestramento dell'ESA. È una delle tante fasi che un astronauta deve affrontare prima di volare in orbita. Andare nello spazio non è per tutti. Bisogna godere di un'ottima salute, avere nervi saldi e capacità di gestire lo stress e affidarsi scrupolosamente a piani fisici e alimentari sia prima della partenza che dopo il ritorno a Terra. L'assenza di gravità, la mancanza di luce solare, la permanenza in spazi ristretti privi di privacy e non ultimi il rumore che si sente a bordo e la mancanza di cibo fresco sono fattori che rendono la permanenza nello spazio molto faticosa. In più c'è sempre la possibilità di sentirsi male a bordo, con mal di testa o ancora peggio mal di denti. Una vita, insomma, tutt'altro che facile. Ne abbiamo parlato con il dottor Filippo Ongaro, pioniere della medicina anti-aging e primo medico italiano degli astronauti dal 2000 al 2007. I principali problemi fisici a cui si va incontro sono legati alla perdita di massa muscolare e massa ossea. Dopo un periodo in orbita, gli astronauti sono soggetti a sarcopenia e osteoporosi, condizioni solitamente tipiche delle persone anziane. Beh, allora, è chiaro che il nostro organismo è fatto per vivere in presenza di gravità e non in assenza di gravità, e questo sforzo che il nostro corpo deve in un certo senso compiere 24 ore al giorno, in particolare ovviamente quando siamo in piedi, ma in realtà tecnicamente anche quando siamo distesi, di contrastare la forza di gravità viene meno. E dunque c'è un molto rapido decondizionamento dell'astronauta sul piano muscoloscheletrico, che vuol dire, in parole più semplici, che l'astronauta perde molto tessuto muscolare, perde molta forza, perde molto tessuto osseo e si troverebbe teoricamente, se non ci fosse ovviamente un'azione che tende a contrastare questa cosa, si troverebbe piuttosto rapidamente in una condizione di sarcopenia e di osteoporosi, quindi una condizione che è tipica dell'anziano, non certamente tipica della persona dell'età in cui l'astronauta in genere si trova a volare. Quindi è un fenomeno piuttosto invasivo, piuttosto repentino, tant'è che difficilmente è riproducibile al 100% a terra, se non veramente allettando la persona e tenendola immobile a letto. Questo per dare l'idea effettivamente di quanto intenso sia questo processo, che è ovviamente nelle sue fasi iniziali più neurologico, quindi la prima parte è una partita di forza dovuta a una riduzione dell'efficienza del segnale neuromotorio, ma poi in una seconda fase diventa veramente strutturale, cioè si perdono proprio proteine e fibre muscolari. Ma questo tipo di effetto è permanente? Cioè, una volta che l'astronauta torna sulla Terra, recupera la condizione precedente alla partenza oppure subisce i danni maturati nello spazio? Beh, dipende un po' dalla plasticità del tessuto che prendiamo in considerazione e anche dalla capacità e bravura dell'astronauta di fare un programma di riabilitazione fatto bene. Allora, il muscolo tende a recuperare abbastanza perché il muscolo è un tessuto piuttosto plastico, quindi si adatta al calo del carico, ma si adatta bene anche alla ripresa del carico. L'osso è molto più ostico, cioè dopo mesi e mesi di assenza di gravità il recupero dell'osso può essere un pochino più difficile. Dipende molto anche da quanto l'astronauta viene sottoposto a un piano di riabilitazione che sia effettivamente ben studiato e ben strutturato, cosa che oggi è molto più vera di decadi fa, per esempio, e devo dire che oggi la grande differenza la fa anche il piano di attività fisica che gli astronauti fanno a bordo della stazione, insomma. Oltre a questi effetti tipici dell'assenza di gravità, gli astronauti a bordo potrebbero incorrere anche in alcuni mali tipicamente terrestri, mal di denti in testa. Ma niente paura, a bordo c'è tutto l'occorrente per curarsi. A bordo della stazione spaziale c'è una farmacia piuttosto completa e gli astronauti ricevono un addestramento abbastanza completo e interessante sulla parte della gestione di sintomi o emergenze mediche, e in più in ogni missione c'è un astronauta che ha ricevuto un ulteriore addestramento medico e che quindi è più preparato degli altri a gestire eventuali situazioni di questo tipo. Problemi fisici a parte, il grande nemico della vita di bordo si chiama stress. Beh, insomma, bisogna pensare a un ambiente molto estremo. Lo spazio è uno degli ambienti meno cooperativi che l'uomo possa oggettivamente affrontare. Allora, è pur vero che è dentro una stazione spaziale,
Ma insomma, ciò non toglie che tra l'assenza di gravità o comunque l'assenza di peso, tra l'assenza di ritmi circadiani, l'assenza di luce solare, l'assenza di cibo fresco, la distanza dalla famiglia, l'assenza di privacy, il carico di lavoro importante, l'esposizione alle radiazioni, cioè voglio dire, il rumore che c'è a bordo della stazione, insomma, è un carico di stress importante. Che tra l'altro diventa in un certo senso cronico, perché non stiamo parlando di una missione di una settimana, stiamo parlando di missioni lunghe. Quindi, sebbene gli astronauti, dal mio punto di vista, siano insomma selezionati talmente bene, ad addestrati talmente a lungo e talmente bene che le sorprese sono veramente poche, nel senso che l'astronauta è talmente consapevole di quello che andrà a fare sulla stazione spaziale che gli fa quasi poca differenza tra le ore e ore di simulazione a terra e quello che farà quando si trova in orbita. Però insomma, ciò nonostante, è un'attività oggettivamente parecchio stressante. Quindi l'astronauta nel corso della sua carriera, ma forse anche precedentemente alla selezione, considerando che quasi tutti gli astronauti hanno esperienze piuttosto importanti nel mondo militare, sono persone che hanno coltivato una capacità di gestione dello stress, una capacità anche di focalizzare la loro attenzione sui compiti, direi insomma molto, molto accentuata rispetto a una persona tra virgolette normale. Ecco. Le difficoltà ci sono, ma il lavoro fatto per affrontarle sulla stazione spaziale apre la porta anche ai viaggi di lunga durata del futuro, fra cui quello verso Marte. Tra l'altro va tenuto in considerazione che la tipologia di viaggio che sarebbe prevedibile oggi, stando alla tecnologia attuale, è un viaggio molto lungo che richiede una permanenza molto lunga sul pianeta in attesa che si riavvicini alla Terra. E Marte ha un terzo della gravità terrestre, quindi sarebbe una situazione un po' particolare in cui l'astronauta va incontro a un decondizionamento durante il viaggio, poi si trova ad essere esposto di nuovo alla gravità un po' improvvisamente quando si trova su Marte e poi un ulteriore decondizionamento dopo. Quindi indubbiamente è un punto importante. Devo dire però che l'esperienza dell'ISS ha fatto e sta facendo una grande differenza in questo senso, perché veramente il programma di contromisure, grazie alle attrezzature che hanno sviluppato per la stazione spaziale, ha dato dei risultati talmente migliori rispetto a quelli che si avevano prima, che insomma credo che si possa oggi dire che il programma di contromisure fa un'ottima prevenzione di questi due effetti della sarcopenia e dell'osteopenia, insomma.